che strazio sento nel mio cuore. Come parola che strazio sulla mano.
Nazareno subirà la giusta punizione. Finalmente il nostro piano è giunto a compimento. No, non ancora. È necessario che ci accertiamo che egli muoia veramente e non finisca. Anche sulla croce potrebbe giocarci qualche brutto scherzo. Sì, Zera, buona idea la tua. Anche se è difficile che possa resistere al supplizio della crocifissione. Nessuno mai ha resistito. A noi poco importa. L'importante è che soffra veramente e che muoia per me. Ma dimmi, non sarà solo sul Calvario, vero? No, gli terranno compagnia altri due malfattori, due furfanti arrestati per furto. Diceva tanto di amare il prossimo e noi l'abbiamo accontentato. Morirà in dolce compagnia. Adesso andiamo. Andiamo a goderci lo spettacolo. Vediamo se è veramente il figlio di Dio e se riuscirà a scendere dalla croce e liberarsi.
Tutti noi, come pecore, eravamo sbandati. Ognuno spiato per il suo sentiero. Ma il Signore ha fatto cadere su di sé i peccati di tutti. Egli, disprezzato e reietto dal nostro, l'uomo del dolore, il servo obbediente, come nemmeno condotto al sacrificio, non a Dio la sua morte. Così egli ha colpato le nostre corde, il nostro dolore, per noi. Noi l'abbiamo creduto un peccatore, un malfattore abbandonato da Dio, immolato per i nostri nemici, colpito per le nostre iniquità. Ma attraverso le sue piaghe noi siamo guariti e possiamo rinascere. Tutto.